Ciao, sono Stefano Callegari, siamo a Maccarena, la mia pizzeria maccarese, e andiamo a chiudere il cerchio con le farciture romane. Dopo il calzone in tre modi con gricia, matriciana e carbonara, non potevamo che fare la cacio e pepe. È sempre il mio classico impasto. E lo spianiamo in maniera un pochino più regolare. Evidenzio il cornicione perché questa è una pizza che cuocendo col ghiaccio si crea acqua. E quest'acqua non deve fuoriuscire, altrimenti si attacca la pizza sulla pietra. Questo ghiaccio mi permette di mantenere la superficie umida della focaccia, quindi posso impalarlo come fosse un ingrediente, come una mozzarella, e in forno diventa acqua. Acqua che mi manterrà la superficie della focaccia umida, poi mano a mano evapora. E quando la metto sul piatto, come fosse uno spaghetto appena scolato, quindi caldo e umido, ricevendo il pecorino, praticamente il pecorino si appiccica alla superficie della pizza, si attacca. E questo fa sì che la pizza diventi cacio e pepe pura, senza altri ingredienti, pecorino e pepe. Bene, bene. Ed ecco la sfornata. Dopo qualche secondo che ha perso il primo vapore sotto sulla griglia, la poggiamo sul piatto. Ed ora col pecorino. Allora, il primo strato che tocca l'acqua e l'umidità dell'impasto andrà a creare quasi una crema. Così al morso avremo la croccantezza sotto, la cremosità in mezzo e il sablé, l'asciutto sopra del pecorino solo grattato. Il pepe è già inserito dentro, però possiamo aggiungerne un po'. Un giro d'olio extravergine. Ed ecco a voi la mia pizza cacio e pepe, pronta ad essere imboccata.